Allora, non vi dico buongiorno perché è luna e 5. Io sono sudata, accaldata, affaticata, però sono contenta perché finalmente pare che l'estate sia arrivata. Sto in questa fase compulsiva da vlog, non lo so, spero vi faccia piacere. Allora, come mai sono così accaldata e affaticata? Perché sono appena tornata dal supermercato. Praticamente io molto spesso vi dico che, cioè no, aspetta, allora serena, ricomponi come sempre le idee, fai un bel respiro. Ok, adesso ve lo posso spiegare. Allora, io qua dietro casa mia ho l'M+, che è un supermercato buono. L'unica cosa che è un supermercato molto molto caro, specialmente da quando è iniziato il Covid, e ultimamente stavamo andando al Todis, che è un supermercato con una qualità leggermente minore all'M+, però, cioè guardate la pezzata, vabbè, però buono. Noi non ci prendiamo proprio tutto, però ci sono alcuni prodotti veramente validi. L'altro giorno, siccome per andare al Todis bisogna prendere la macchina, ma non è quello il problema, già ve lo spiegavo in un altro video, io guido tranquillamente, però siccome noi abitiamo in un quartiere dove per trovare parcheggio a volte ci impieghi pure 3 ore, e non sto scherzando, avventurarmi da sola al Todis, scaricarmi di roba, poi arrivare qua magari e non trovare parcheggio, oppure trovarlo lontanissimo per poi scaricare la roba, sarebbe un guaio, anche perché ricordiamoci che io abito al secondo piano senza ascensore, la scala è microba. Comunque, tutto questo preambolo, come sempre, per dirvi che l'altro giorno, col fatto che Massimo non poteva venire con me al Todis, sono andata all'M+. E praticamente ho letto tutto al 30%. Lì per lì ho detto, ma forse chiudono. Ho chiesto e la ragazza mi ha detto che chiuderanno per fare dei lavori. Ma non sarà più M+, apriranno tipo un grosso, una roba del genere, ora non ricordo. E praticamente, siccome chiudono sabato, e oggi è mercoledì 24 giugno, stanno smaltendo la roba e hanno messo praticamente tutta la merce al 30%. Allora io che cosa ho fatto oggi? Sono riandata e ho cercato di fare, nei limiti del possibile, un bel carico, anche perché sono andata da sola di nuovo. Allora, prima di tutto vi voglio far vedere una cosa. Vabbè, questo è tutto lo scontrino. Io avrei dovuto pagare 70,33 euro, e guardate quanto ho pagato, 49,23. Vedete? Avrei dovuto pagare 70 e alla fine ho pagato 49,23, che non è poco, però ragazzi, ho preso tanta roba di marca e quindi va più che bene. Vi faccio vedere. Allora, ho preso petto di pollo, questo qua di Equilibrium, sempre quello che a noi ci piace tantissimo, la rucola, che Massimo l'adora, 2 pacchi di carote perché io le amo follemente, melanzane, ne ho prese solo 2 perché erano veramente brutte le altre, poi che è questo, albicocche, fette biscottate, aceto di mele, couscous per Massimino, 4 bottiglie di latte, ne avrei volute prendere di più però non ce la facevo, i funghi, champignon, che ultimamente sto riscoprendo perché c'era un periodo che mi erano venuti tanto a noia, ultimamente mi piacciono tanto di nuovo. Io sono così, sono sempre stata così. Pensate che io da piccola mi mangiavo proprio chili e chili e chili di mais, mi piaceva da morire, adesso non ce la faccio più, solo al pensiero mi disgusto. Io sono fatta così, poi magari fra un po' li rimangio, cioè io sono così, pure i piselli, c'è stato un periodo che pensavo ai piselli e adesso sono il mio legume preferito, sono pazza, lo so, però sono così. Poi continuiamo, le banane per frullati, da mangiare come frutto, da congelare per poi farci tipo un gelato, banane, la mia marmellata preferita, ne ho prese 2, le cialde del caffè, queste qua della Gimoca, perché noi abbiamo questa, non so se ve l'avevo mai fatta vedere, noi abbiamo questa qua, la Nescafè, no, sì, Nescafè Dolce Gusto, sono un po' impreparata perché io non ne bevo caffè, quindi non lo so, che è il pinguino?
Cioè io l'ho soprannominata pinguino, ma è un pinguino? Cioè si chiama proprio pinguino? Vabbè, comunque noi compriamo le cialde della Gimoca, che sono delle compatibili, e Massimo dice che sono buone. Poi due vasetti di yogurt greco, bianco, una ricotta, petto di pollo, ne ho presi due pacchi, pomodori, insalata, le pesche, il mio amato alberello, due avocado e la cipolla. E questa è stata tutta la mia spesa, anche perché essendoci andata due giorni fa, fortunatamente il frigo, guardate, è bello pieno. Eccolo qua, guardate le zucchine, zucchine e melanzane io amo. E niente, ho fatto quest'altro rifornimento. Adesso metto tutto in ordine. Però ho già messo a cuocere le sovracosce di pollo. Eccole qua. Sono enormi queste sovracosce. E io, come sempre, ho usato le spezie, perché se no mi dà fastidio, puzza troppo di pollo. Curry, curcuma. E poi ho messo questa, che è la paprika affumicata, che se come me non amate, aspettate che cavolo è caduto, lo scontrino, se come me non amate il puzzicchio del pollo, con le spezie, a parte che viene gustoso e poi leva tutto l'odore. Comunque, ragazze, ho già parlato quasi 7 minuti. Io spero che, cioè, me lo scrivete, mi fa molto piacere che vi piacciono i vlog. Ultimamente veramente sono in questa fase proprio compulsiva da vlog, mi va spesso di girare, quindi spero vi faccia piacere, anche se so che magari a volte vi piacciono più i cosa mangio in un giorno, i video pulizie. A me piacciono tanto, vi dico la verità, tantissimo. A me piacciono pure i mi preparo con voi, però vero è che io faccio sempre, questa è una cosa che ho sempre detto e che voglio ribadire, vero è che io faccio sempre sul mio canale quello che piace a me e non quello che va di moda, però è vero anche che se non devo avere nessun tipo di riscontro con voi, mi dispiace pure. E il vlog è una tipologia di video che a me piace da morire. La trovo più diretta, più vera, perché comunque, parliamoci chiaro, ragazze, io anche quando faccio i video determinati sono sempre io, non è che mi scrivo il copione e lo studio e poi ve lo ripeto. Però bene o male, rispetto al vlog, è sempre un video un pochino più impostato. Invece il vlog mi piace perché quello che è, quello che viene, viene. Comunque, in tutto questo io sto un po', perché sono nella fase dell'arrivo ospite, l'ospite indesiderato del mese, cioè se ne può stare tranquillamente alla casa. Diciamo che da quando ho smesso di prendere la pillola, prima quando prendevo la pillola, vi dico con tutta onestà, non me ne fregava niente, perché a parte la comodità, ragazze, cioè è inutile che ci parliamo, cioè parliamoci chiaro, la comodità, sai quando ti viene, sai quando te ne va, sai quanto dura, non hai dolori, non hai problemi di oh mio Dio mi sporco. Adesso è una rottura di palle, scusate, di Pasque, perché a meno che non siete, come si dice, puntuali, precise come un orologio svizzero, siccome io non è che sono proprio puntualissima, non so quando mi viene, non so quanto mi dura, non so quando se ne va. Da quando ho interrotto la pillola sto di nuovo soffrendo un po' di doloretti. Doloretti no, non è vero, perché ora ho dei doloretti, ancora non mi è venuto, però quando mi viene ho proprio dolori, e quindi che Pasqua veramente. Infatti mo c'ho un po' di mal di pancia e poi io odio proprio profondo. Poi ognuno è a sé, per esempio io ho tante amiche che magari gli viene il ciclo e manco se ne accorgono, perché stiamo a parlare di ciclo, però vabbè, comunque. E invece ho tante altre come me che soffrono da morire, e io sono una di quelle. Però vabbè, si sa, noi donne, noi femmine, noi signorine dobbiamo sopportare questo ed altro.
Va bene ragazze, basta perché sono già 10 minuti che mi ammorbo e niente, mi do anche una mossa perché fra un po' torna Massimo e devo continuare, iniziare a cucinare tutto il resto. Ciao! Ragazze, allora, Massimino mio è tornato. Ciao ragazzi. Eccolo qua. Io ho sempre più mal di pancia. Due palle. Comunque, pranzo, eccolo qua. Sovracosce di pollo con... carote, funghi e zucchine, tutto pieno zeppo di spezie, sia il pollo che questo. E Massimino, pasta mista come sempre perché sì, devo smaltire. A me sempre di tutti gli avanzi me dà. Che? Tutti gli avanzi delle paste. Purello. Ecco qua, e poi per secondo pure lui il pollo. E buon appetito, ci vediamo dopo, a meno che non mi viene il ciclo e mi sdraia. Buon pomeriggio ragazze, allora come sicuramente avrete capito, oggi non è ieri. Ieri, com'è che vi avevo detto, ci vediamo dopo, a meno che non mi viene il ciclo e non mi atterra. Ebbene sì ragazze, ieri subito dopo pranzo mi è venuto il ciclo e diciamo che è stato... devastante, ve lo giuro. Ora non voglio fare la piagnucolona, però è stato veramente devastante ragazze. Pensate che io a Massimo non lo disturbo mai quando lavora, non gli scrivo, non lo chiamo. Ieri l'ho chiamato e gli ho detto: ti prego torna subito a casa perché io sto male. Praticamente che cosa è successo? Io abbiamo finito di pranzare, Massimo se n'è andato, io ho pulito qua i piatti, ho fatto un attimino la cucina. No, non è vero, non è vero ragazze, non è vero. Allora abbiamo finito di pranzare e io sono andata al bagno e ho detto a Massimo: aspetta, mo lascia, faccio dopo i piatti. E subito, vabbè, voi dovete sapere che io sono, apriamo argomento ciclo, sono un po' particolare, nel senso che quando mi viene, dopo la prima pipì succede il panico. E insomma sono andata al bagno, poi ho detto: vabbè senti, lascia un attimo così, faccio dopo. E poi vabbè, lui se n'è andato a lavorare, amore, ok, ci vediamo stasera, ciao ciao. Lui mi dice, mi fa: qualsiasi cosa chiamami, ok. Io sono stata un'oretta sul divano con un dolore forte, però come si dice, gestibile, ecco. A un certo punto, perché io diciamo che odio prendere medicinali, cioè li prendo proprio quando non ce la faccio più, e che da un lato è pure sbagliato, perché... molte amiche mie per esempio mi dicono: tu sbagli, perché appena ti viene il dolore, anche se non è fortissimo, prenditelo così stai tranquilla. Vabbè, comunque non mi voglio dilungare più di tanto. A una certa mi scoppia questo dolore fortissimo ragazze, ve lo giuro, fortissimo. Poi chi soffre come me mi potrà capire. E dico: va bene, ok, mi vado a prendere la medicina. Mi alzo, prendo la medicina e inizio a sentire la nausea pesante. Dico: vabbè, ok. Vengo in cucina, prendo l'acqua, il bicchiere, il cucchiaino, ho iniziato a vedere tutto, tutti i luccichini. Ho detto: ok, sto per svenire. Mi sono sfiondata sul divano, mi sono messa a gambe alte. Il problema, ragazze, qual è? Che non ho fatto in tempo a prendere questa cazzarola di bustina, perché a momenti vado lunga per terra, quindi stavo con le gambe alte, un caldo esagerato. Poi lo dico sempre, non avendo balconi, io ho un termometro qua in casa, segnava 35 gradi, senza balconi, solo con le finestre, si tirava quel leggero venticello, però un conto che c'è il balcone, tu apri tutto, ti fa una bella ondata, quindi stavo sdraiata con le mutande e il toppino sul divano, questo dolore lancinante, non mi riuscivo a riprendere, avevo sempre quella sensazione di svenimento, al che ho detto: senti, visto che sono da sola, io non sto bene, ho chiamato Massimino, ho detto: amore ti prego vieni subito. Lui, amore, lui in meno di 10 minuti era qua, carino, ha annullato tutti gli appuntamenti, è stato tutto il pomeriggio con me e mi ha fatto bere un bicchierone di acqua e sale, che lui mi ha sempre detto che
è sbagliato quando uno sta per svenire dare lo zucchero, perché non è che fa più di tanto, ma piuttosto dare un bicchiere di acqua e sale, che il sale subito ti alza la pressione. Io questa cosa non la sapevo, insomma mi ha fatto bere questo bicchierone di acqua e sale che a momenti vomito, poi mi ha messo l'aceto nel naso e dopo un po' finalmente mi sono ripresa, sono riuscita a prendermi sta cavolo di bustina e mi si è anche placato il mal di pancia. Non se n'è andato proprio del tutto, però mi si è placato proprio, e sono stata un pomeriggio che mi trascinavo dal divano al bagno, ve lo giuro, è stato proprio pesante, pesante, pesante. Ieri sera di nuovo mi sono presa un'altra bustina perché di nuovo, quindi ho detto voglio dormire. Stamattina mi sono svegliata, sto meglio. Però non lo so, non so voi, io quando ho il ciclo e quando sto così male mi cambia completamente l'umore. Infatti stamattina stavo meglio, pure adesso sto meglio, non mi è passato del tutto il dolore, però sto meglio. Però non lo so, ho questo umore un po' fiacco, spossato, un po' giù di tono. Infatti mi sono truccata perché già ho i capelli sporchissimi che mi sarei dovuta lavare oggi, ma ragazze, cioè, non ci avevo proprio la testa. Già che mi sono fatta la doccia, mi sono messa la crema su tutto il corpo, già è qualcosa di straordinario. Farmi lo shampoo non era il caso. E quindi mi sono voluta truccare un po', perché ho detto a Massimo, visto che oggi sta praticamente per tornare, gli ho detto andiamoci a fare una passeggiata, magari mi riprendo pure un po' con l'umore. E niente, stamattina ho stirato. Non lo so ragazza, non so neanche se questo video poi lo pubblicherò alla fine, però perché boh, cioè ieri vi ho fatto vedere un attimo la spesa, poi due secondi il pranzo, oggi vi ho fatto tutto sto papello sul mio ciclo e quindi boh, non lo so se lo pubblicherò, ci devo pensare, poi in fase di editing me lo guardo bene e vedo se è una cosa decente, se non sono troppo giù di tono. Lo pubblico. E un po' mi dispiace, è vero che diciamo che io mi faccio sempre un po' troppi problemi. Ah, chissà vi annoio, ah, chissà vi siete scocciate, ah, chissà se arriverete alla fine del video. Io sono un po' così, mi faccio sempre un po' le paturnie mentali. E un po' mi dispiace farmi vedere così giù di tono. Vero è che io sono umana, cioè i momenti. No, ce li abbiamo tutti, momenti di scazzo, momenti tristi, ce li abbiamo tutti, però io sul mio canale, proprio perché non pubblico tutti i giorni, giro quando mi va e quando sono dell'umore giusto. Ora, non sono proprio in un umore top, però mi andava di girarvi un po' questa clip. Aspettate che mi è squillato un attimo il telefono. Ok, Massimo sta venendo e niente, questo vi faccio vedere l'outfit così almeno cambiamo discorso. Allora, mi sono messa questa t-shirt bianca che ho stirato stamattina, così corta, e poi questo pantalone largone largone che mi piace tantissimo. Questo gliel'avevo regalato io a mia sorella. Poi mia sorella è rimasta incinta e l'ha riregalato a me. E le superghine, qua c'è ancora la trapunta da portare in lavanderia, che porterò, vi giuro che porterò. E niente, questa mattina ci è arrivato questo mega paccone di Amazon, che praticamente domenica dobbiamo andare al compleanno, al compleanno del bimbo, ho detto giusto? Sì, al compleanno del bimbo di amici nostri. E fighissimo, gli abbiamo preso un monopattino, figo figo. E ora però devo capire se cioè io glielo monterei già da adesso, così glielo portiamo già che è pronto. Però sicuramente Massimo, che odia fare queste cose, mi dirà no, mo incartiamolo, vediamo, perché Massimo che odia. No, odia, come odia la tecnologia, odia tutte queste cose. Comunque, vabbè, non vi ammorbo e ora noi ci andiamo a fare una passeggiatina, non lo so se vi portiamo con noi, anche perché non so neanche dove andremo. E questo, ecco, era il buio, è questo. Ragazzi, allora, si
siamo tornati, ci siamo andati a fare una passeggiatina qua intorno casa, veloce veloce, e non vi ho portato con noi anche perché... Che abbiamo fatto? Siamo andati a portare la trapunta che vi dicevo prima, finalmente l'abbiamo portata in lavanderia, poi siamo andati a farci un giro da Decathlon perché Massimo deve comprare delle cose già da un po', però non troviamo mai niente. Questa quarantena si sono comprati praticamente tutto da Decathlon e niente, poi ci siamo presi, lui l'ha spremuto, io un succo. Ed ecco, mo ci siamo ritirati, ci siamo messi comodi e mo io sto a preparare un pochino di cena. Il mio umore va meglio, perché sono uscita un po', ho cambiato un pochino aria, ma soprattutto perché è tornato il mio amore e quindi sto un po' meglio di umore. E pure di pancia mi fa sempre male, sta sempre là che però diciamo che va un pochino meglio. E niente, mo preparo un po' di cena stasera, hamburger, e poi come contorno voglio fare un po' di zucchine con i pomodorini per non mangiare sempre insalato, scoccio. E basta, questa sarà la nostra cenetta. Massimino, mi ha finito la doccia. Massimino, vuoi venire a salutare le nostre amiche? Ecco, un attimo, mi devo vestire. Ah, stai nudo? Sì. E fu così che gli iscritti aumentarono. Massimo nudo. Ti immagini, amò? Dice pure sì, sto scemo. Boh. E niente ragazze, io sì, lo so, vi ho fatto il pippardone prima, però ve lo devo ridire perché io sono fatta così. Se deciderò di pubblicare questo vlog, spero che vi piaccia lo stesso, anche se è stato un vlog così dall'umore ballerino, un po' senza né capo né coda, cose così. Eccolo, buonasera, ciao a tutti. Pure il bacio mi ha dato! Occhiolino! Ah, pensavo il bacio! No, mica perché sono gelosa, già mi stavo emozionando, sto facendo tutta questa confidenza finalmente! Dopo 2 anni! Che c'è, amore? Che stai combinando? Sto a fare un po' di contorno. Mm. Zucchine e pomodorini, va bene? Ok. E l'hamburger. Va bene. E niente. E queste, stavo dicendo. Non lo so, spero che mi possa piacere lo stesso, anche se non c'è stato niente di che in questo vlog, solo il mio lamento per il ciclo. Vabbè, basta. E niente, ecco, faccio qua e poi si mangia. In realtà io non ho neanche fame perché mi sono preso una granita fragole e limone. Ma mi hanno dato non un bicchiere, un boccale praticamente, e mi ha proprio saziata. Ma mi vedrete di qua? Forse sì. E quindi vabbè, però stasera carne rossa perché ci sta. E niente, qua fatemi controllare la frittata di Massimino mio per domani. Olè, 1, 2. Ecco qua, fatto, la frittata sta andando. E niente ragazze, questo è, ci vediamo dopo che vi saluto. Allora, la cena è pronta, l'hamburger, quello mio e quello di Massimino, e il nostro contornino, tutto ino, Massimino, contornino. Allora ragazze, io il vlog lo chiudo. Come vi dicevo, ho talmente tanto l'umore ballerino che nella clip di prima, non lo so se lo pubblico, in questo istante vi dirò che voi vedrete questo vlog. Comunque, spero vi piaccia.
Buonasera. Ecco, buona cena, vi voglio bene, grazie sempre. La forchetta pare brutto, vi mando un bacio. Ciao, prossimo video.